Dei tre modelli di Zenfone 3 che sono stati presentati qui al Computex 2016 è sicuramente il modello più bello, è lo Zenfone 3 Deluxe, il modello top di gamma con uno schermo da 5.7 pollici, pannello Super AMOLED con risoluzione Full HD e soprattutto bordi sottilissimi che consentono di impugnarlo come potremmo fare con uno smartphone da 5 pollici, quindi ottima ergonomia di utilizzo per questo smartphone. Il display poi, trattandosi di un Super AMOLED, ha un contrasto elevatissimo, ha una tale profondità che ci sembra quasi uno schermo 3D. Sotto e sopra lo schermo ci sono questi listelli con finitura spazzolata che riflettono la luce creando un effetto veramente elegantissimo. Il telaio è completamente realizzato in metallo, ma questa volta con finitura satinata, con una tecnologia che Asus chiama Invisible Antenna Design. Di solito ci sono delle parti in plastica ottenute con fusione a iniezione, assenti in questo caso, e sono delle parti necessarie perché servono a evitare di schermare le antenne. Quindi Asus ha adottato una nuova tecnica di produzione che vediamo per la prima volta, che permette di non schermare le antenne anche mantenendo il telaio completamente in metallo. È satinata anche la finitura sui lati, anche se abbiamo dei bordi lucidi Diamond Cut. Poi sempre frontalmente vediamo i pulsanti a sfioramento per Android e sulla parte alta la camera frontale per selfie da 8 megapixel con apertura 2.0 che fa coppia con la camera posteriore da ben 23 megapixel con sensore Sony IMX 318. Una camera e un sensore ad alta qualità che però evidentemente non stavano all'interno del telaio, tanto che hanno dovuto creare questa sporgenza di forma quadrata. Ai lati della camera notiamo il flash LED con più tonalità per avere dei colori più naturali quando si utilizza il flash, e qui il focus laser. Ci sono ben tre autofocus, oltre al focus laser anche l'autofocus PDAF, face detection autofocus, entrambi velocissimi con un tempo di risposta di soli 0.03 secondi abbinati a un autofocus continuo che vi tornerà utile quando scattate dei video, anche se il soggetto si muove rimarrà sempre a fuoco. In basso c'è il sensore di impronte digitali a 360 gradi, indipendentemente da come posizionate il polpastrello comunque funzionerà. Per quanto riguarda le interfacce sui lati, sul lato destro c'è il pulsante di accensione, il bilanciere del volume, sulla parte superiore il jack audio combo, sulla parte sinistra il carrellino per la SIM e sul fondo una porta USB Type-C con lo speaker, un unico speaker ma del tipo a 5 magneti che Asus dice assicura un ottimo volume e un audio molto nitido. E nonostante lo spessore ultrasottile c'è anche una batteria da 3000 mAh dotata di Quick Charge 3.0, la tecnologia di ricarica rapida di Qualcomm, perché sullo Zenfone 3 Deluxe c'è un processore Snapdragon 820, quindi il super processore del chipmaker californiano, con una frequenza massima di 2.3 GHz e una GPU integrata Adreno 530 che vi permetterà di giocare anche 3D su un device così compatto, tascabile. Il processore abbinato poi a un ammontare di memoria fino a un massimo di 6 GB, uno storage da 256 GB, quindi c'è una ottima capacità di archiviazione. Il software ve lo mostro, e Android 6.0.1 con la Zenui 3.0 che ha migliorato sensibilmente la reattività e le prestazioni rispetto alla versione precedente, anche se poi ci sono tutta una serie di aggiornamenti e di features rinnovate. Non manca inoltre anche sullo Zenfone 3 Deluxe lo stabilizzatore ottico a 4 assi abbinato allo stabilizzatore ottico a 3 assi per avere sempre immagini stabili, shaking free, anche quando registrate video. E concludiamo con il dato circa il prezzo. Asus Zenfone 3 Deluxe arriverà a un prezzo abbastanza interessante, considerate le caratteristiche del device, di $499.